Ok, allora, buonasera, sono sul pianeta Zeffo. Sono nel gioco Star Wars Jedi Fallen Order. Qui c'è la nostra nave, siamo atterrati adesso. Di fronte a noi c'è la TST che avevamo abbattuto la volta precedente. Alla nostra destra c'è Sire. Andiamo. Entriamo su questa porta blindata. Qui davanti a noi. Prepariamoci ad attaccare gli Stormtrooper. Possiamo usare o questa o questa. Usiamo la doppia lama. Stanno facendo sul serio. Siete al sicuro? Tu pensa alla missione. Noi penseremo a non farci individuare. Ce la faremo. Dobbiamo entrare nel villaggio.
Ok. Dobbiamo andare al ponte per abbassarlo. Qui. Esattamente. Quindi ci spingiamo su attraverso il villaggio. Da dove sei sbucato? Sei veloce. Uccidiamolo e basta. Lo sto localizzando. Là, in basso. Capisco. Qui affrontiamo. Attaccate! Jedi colpito! Eliminiamo anche questi. Tanto per fare qualcosa. Minaccia in arrivo! Tanto per fare un po' di punti. Sì, abbassiamo il ponte. Basta, più di così non si abbassa. C'è da saltare. Sì, più di così non si abbassa. Ci siamo? Quindi andiamo di qua, così, giriamo a sinistra e dobbiamo raggiungere il cerchio di meditazione. Ecco, uno. E c'è un tubo. Non l'avevo visto il tubo. Questa è chiusa. Andiamo di qua così. Cos'è stato? Centrato! Ti vedo! Qui alla nostra destra. Lassù. Ok, senza riposare, abbiamo salvato. Allora, entriamo nella galleria. Giriamo a destra. È tutto acceso perché l'abbiamo acceso la volta scorsa. Corriamo qui. Attraverso il tubo.
qui. Qui ci siamo stati. Dobbiamo andare di qua dove abbiamo aperto questa scorciatoia. Ti vedo! Ma siamo addestrati per questo! Non lasciategli spazio! Entrano? Tocca a te! Ti aggiungeremo! Ok. Combatti, codardo! Troppo colpito! Finiamolo! Sono rimasto solo? Sono rimasto solo? Dobbiamo scivolare. Adesso che siamo qui, dobbiamo scivolare attraverso questo pendio. Si vede? Questo pendio, giù così, fino qui. Quindi di qua su e poi scivoliamo. Andiamo. Giù. Scivola giù, così e giù. Dondoliamo qui. Quindi da qui attraversiamo il muro. Attraversiamo il muro. Qui. Sta ancora in difesa.
Andiamo in cima. Nemico in avvicinamento. Puoi scommetterci. Corsi! È mio! Fuoco! Distruggetelo! Sapevo che sarebbe finita così. Entriamo qui. Andiamo avanti qui. Qui così. Qui. E qui che adesso possiamo aprirla questa. Puoi provare ad aprire. Ricordare le informazioni sui Finland. Ostile in avvicinamento. Ci ucciderà tutti quanti. Attenzione. All'inseguimento. Bene, posso batterlo. Andiamo, BD. Bene. Chiusa. Puoi fare qualcosa? Ci voleva proprio. Bene, andando di qua troviamo un altro circolo di meditazione. Entriamo. Qui. È una cassa. È un eco. Non preoccuparti per un manufatto perduto. Me ne occuperò io personalmente. Manufatto mancante. Una cassa usata dall'impero per trasportare i reperti trovati durante gli scavi? Pare che un ufficiale imperiale ne abbia fatto un uso poco edificante. Siamo nel capitolo 3. Sottomissione 2, nuovi alleati. Mentre noi siamo qui su Zeffo, il Wookiee Choi Sik e Marika San, una guerrigliera di Sov, hanno accettato di andare in cerca di Darful per conto di Cal.
Salviamo. Meditiamo. Usciamo. Senza riposare. Di qua non si può andare da nessuna parte. Torniamo indietro. Saliamo qui. Sai qualche barzelletta, BD? Non lo so. Perché? Simpatica. Allora, tripla corsa sulle pareti, ci afferriamo alla grata. Oscilliamo su queste travi fin qui. Tripla corsa. Intorno così. All'interno del loro scavo deve esserci qualche informazione, no? Sei il solito ottimista. Grazie, amico. Finché non si può salire qui. Come saliamo sopra ci sono gli Jotaz e delle Stormtrooper che stanno combattendo tra loro.
Restiamo qui finché non finisce la zuffa tra contendenti. E saliamo. Fuori. Ah! Tu non puoi stare qui. Tirati tu. Andiamo a destra e saliamo le scale. Questa zona è inesplorata. Allora, rallentiamo le pale e saliamo. Giù questo bersaglio localizzato. Forte e chiaro. Non mi ucciderai. Prendi questo. Entriamo. Di qua c'è un ascensore. Di là c'è una porta invece che si può aprire. Saliamo sull'ascensore. Ehi, BD!
qui. Entrati qui, abbiamo un cerchio di meditazione alla nostra sinistra. Entriamo, andiamo al cerchio di meditazione, dove siamo già entrati. Poc'anzi, abbiamo fatto il giro, esattamente. In pratica eravamo venuti da qui. E siamo andati di là. Risaliamo sull'ascensore. E questa volta andiamo a sinistra. E abbiamo, sblocchiamo questa porta, questa scorciatoia. Chiusa, puoi fare qualcosa? Bene. Cosa farei senza di te? Come entriamo? Troviamo un nuovo avversario che dobbiamo affrontare. Abbiamo arma. Bene, dobbiamo cercarlo di scansionarlo, quindi cercare di non buttarlo giù. Di lato, perché siamo in un punto dove può cascare facilmente di sotto. Lo senti?
comando. Avanti, attaccami. Lanciane uno, BD. Sì, resisti. Facciamo alla svelta. No, fermalo, fermalo, fermalo. È andato giù. Troppo sull'angolo. Ok. Torniamo al ciclo di meditazione. Lo dobbiamo far riapparire. Se adesso riposiamo e torniamo su, troviamo tutti di nuovo tutti gli imperiali. Riposiamo. Qualcun altro lo attacchi! Folgoratelo! Non abbiamo molte possibilità. Posso prenderlo? Sparategli! Sì, qualcun altro attacchi! Ti farò fuori, garantito! Scansioniamo. Molto bene. Droide astromeccanico imperiale. Droidi astromeccanici di vario tipo, detti anche astrodroidi. Venivano usati dall'Impero Galattico come complemento per gli equipaggi delle navi. C'è il cerchio di meditazione, torniamo su. Contatto! Il Jedi è qui! Chiarissimo! Spero di ricevere presto rinforzi. Sì? Sì. Di là. Questa volta cerchiamo di non buttarlo giù. Ti ho scovato. C'è un secondo colpo.
conquistarmi questo scontro. Scansiona. Comandante, dei soldati depuratori, pericoloso a distanza, cercare di avvicinarsi rapidamente per abbatterlo. Evita le granate a scoppio o sfruttale per attaccare gli assaltatori vicini. Adesso ci avviciniamo al campo di forza invalicabile, che è bloccato. Andiamo su questa piattaforma e corriamo lungo il muro fin là. Buttiamo giù questa. Entriamo. Tracce della tomba? No, l'impero ha aumentato la sicurezza. Concentrati. Abbi cura di lui, BD. Ok, cercheremo ancora. Andiamo di qua. E qui non ci si può andare ancora. Non c'è modo di passare. Lassù in alto c'è qualcosa, ma per il momento è bloccato. Perché va sbloccata. È una corda che deve scendere. Invece andiamo dritti di là. Mettiamo giù questa. Scivoliamo giù di qua e incontriamo questo cerchio di meditazione. Qui c'è stato uno schianto. Chiamiamo Sere. Vedete lo Star Destroyer? È un Venator. Potrebbe contenere informazioni utili. Proverò a raggiungerlo. Ci sono diversi Jotaz e c'è uno Starfinder ARC-170 schiantato sulla destra.
uno Starfighter ARC-170. Starfighter. Se saltiamo giù dalla scogliera ci facciamo male. Probabilmente possiamo nuotare, eh? Quindi giù. Rivediamo il nuoto veloce. Ecco, questo è un nuoto veloce. Con immersione. Saliamo su questo lembo di terra qui. Qui c'è un eco. Gli abitanti hanno dedicato questo memoriale ai cloni sul Venator. Se solo sapessero la verità. Un memoriale dedicato ai cloni del Venator deceduti. Costruito dagli indigeni, la galassia è convinta che furono i Jedi i traditori. Pochi conoscono la verità. Ci giriamo e scendiamo su questo tunnel. Vedi? L'impero non è la nostra unica preoccupazione. Andiamo avanti così e poi prendiamo qui a sinistra. Questo tunnel si è allagato. Cosa sarà successo? Allagamento. Un disastro improvviso provocò una grande inondazione che travolse e uccise le creature in questa galleria.
Qui c'è odore di olio vecchio. No, amico, non sei tu. È quest'acqua. Vediamo cosa c'è qui dietro. Ci voleva proprio. Andiamo su questo cerchio di meditazione. Ci siamo già stati, c'era un forse eco qui dove il soldato gli era caduto addosso la roccia. Invece di andare di qua, dove siamo stati già, qui ci sono, c'è il ghiaccio, la caverna di ghiaccio, e qui c'è l'ascensore, che in questo momento è giù. E lo si può chiamare soltanto da sotto. Torniamo indietro. Nuotando di nuovo. Fino al destroyer. Dov'è il luogo dello schianto?
Allora, di là non possiamo andare, che è bloccato. Di qua invece è sbloccabile. Inesplorato. Quindi andiamo di qua e affrontiamo questo Jotaz. Rallentiamolo. No, Che botta. Gli abbiamo tranciato un braccio. Ci arrampichiamo su questa grata. Guardiamo di là. E abbiamo questo. Ehi, BD, dai un'occhiata. Sì, diamo un'occhiata. Abbiamo preso un poncho nuovo. Il poncho è iperguscio. L'iperguscio. Lo selezioniamo. Torniamo lungo il muro. C'è questo pannello, ma per il momento lo lasciamo così. Torniamo giù. Entriamo in acqua.
che dobbiamo andare di là dove ci sono quei Fillac. Saliamo sulla rampa e uccidiamo questo Fillac. E l'altro. Andiamo verso il forziere. Eccellente. Ehi, BD, dai un'occhiata. Cosa c'è, BD? E abbiamo ottenuto questa skin per BD1, la Swap. E l'abbiamo montata. Ora, se ci giriamo, dovremmo vedere la RC 170. Eccolo. Scendiamo in acqua. Eliminiamo questo Jodaz. Chiamiamo uno Steam. BD, buttami uno Steam. Yeah.
Ehi, Grease, hai da fare? Beh, volevo controllare... No, non ho da fare, mai. Allora, serve qualcosa? Qui ci sono due navi precipitate. A quanto pare non sei l'unico pilota ad avere avuto problemi con il vento. Ehi, ehi, te ne accorgi solo adesso? Dove sei stato finora? Ovvio che sono il numero uno. Sì, certo, volevo solo ringraziarti. Oh, sei davvero gentile, ragazzo. Adesso devo andare a fare una cosa. Beh, ciao. Queste piante mi ricordano la pelliccia di Grease. Un seme per il terrario e la Dreamwort, pianta del sogno. Torniamo verso il caccia stellare. RC-170. E se ci giriamo di qua a sinistra dovremmo vedere una corda. Eccola. Ok. Se facciamo così ci arrampichiamo. Andiamo su. Giù. Giù. Così. Puoi darmi una mano, BD? Se togliamo la sovraccarica si spegne tutto e si fermano anche i polverizzatori, quindi vanno messi in funzione. Ci avviciniamo al primo. Rallentiamo il primo, andiamo nello spazio tra il primo e il secondo.
Fermiamo questo. Grazie per l'aiuto. Ferma questo. E salta. Richiama il Force Echo. Il teschio di una zecca. Ucciso in chissà quale antico e orribile disastro. Abbiamo scoperto questo segreto, un cranio zeffo, il teschio di un antico zeffo ucciso durante un'orribile catastrofe avvenuta millenni fa. Adesso rifacciamo il percorso. Veloce! Fermati qui! Che passa oltre. Possiamo spegnere tutto. Torniamo alla struttura circolare. Dobbiamo arrampicarci su quella grata. Un droide sonda. Ci osservano, BD. Scendiamo su questa piattaforma rocciosa.
Cadiamo. Abbiamo sbloccato questa scorciatoia. Scendiamo. Riprendiamo la scorciatoia. Entriamo qui su questo motore del Venator. Prepariamoci ad attaccare questo. E abbiamo scansionato il droide sonda. Che l'altra volta c'era caduto di sotto. Andiamo avanti. Qui.
ancora di sopra non possiamo andare. Lì c'è una casa che dobbiamo aprire. Scendiamo da qui. Andiamo verso le forze eco. Tutta la squadra in allerta. Abbiamo aumentato la salute. Il comandante scoperto è stato ucciso da una spada laser. Superstite. Relitto del Venator. Un clone deceduto. Non fu lo schianto a ucciderlo, bensì una spada laser. Sovraccarichiamo il pannello. Ho una cosa da farti sovraccaricare. Saltiamo sulla zip line e scendiamo giù. BD, qui serve un sovraccarico. Andiamo di qua. Scendiamo qui. Prima ispezioniamo bene questa zona. Qui abbiamo questo ascensore. Prendiamo l'ascensore. Stiamo scendendo, eh? Credo che siamo vicini. Me lo sento, come qualcosa sullo stomaco. E non è la cucina di Gris. È un fastidio sempre più forte. Più ci avviciniamo, più aumenta. Purtroppo niente di buono.
Scendiamo e di sotto c'è il cerchio di meditazione. BD, qui serve un sovraccarico. Usiamo la zip line. Ho salvato perché tante volte che caschiamo giù. Ehi, BD, andiamo! Esploriamo questa zona. Andiamo verso quest'altra zipline. Possiamo... Proprio quello che ci voleva. Attaccare i security droid. Qui. E stanno tutti qui. Tutte le unità alleate eliminate. Mi sono messa sull'angoletto, non riuscivo a uscire fuori. Facciamo un giro. Okay. E otteniamo il potenziamento. Questo motore dovrebbe andare. Che te ne pare? Adesso raggiungiamo la tomba. Abbiamo ottenuto un potenziamento per risalire le funi.
Vediamo. Va tutto bene, BD? Bene. In pratica, spinta, rallentamento, corsa sulle pareti, spada laser a doppia lama, spada laser. Di qua abbiamo braccio connettore, risalita di fumi, di funi, tasto A e sovraccarico. Personalizziamo la spada laser. I materiali. La dorite e opaco. La dorite.
Dobbiamo andare là dove ci sono quei soldati, usando la tecnica che abbiamo acquisito adesso. Praticamente da qui saliamo lassù, attraversiamo il muro e scendiamo dove sono i soldati. Salva qui. Saliamo qui. Ehi, BD! Attraversiamo il muro. Hai visto anche tu? No! Attenzione! Oh no! Qualcun altro lo attacchi! Fuoco sul nemico! Fuoco sul nemico! Non sono pronto! Prendiamolo! È stato colpito! Posso affrontarlo da solo! Colpite il bersaglio! Riuscite a colpirlo? Non possiamo perdere! Bene. Torniamo al punto di meditazione. Riposa.
Vediamo potenziamento lento. Ehi, BD! Attenzione! Un pugno! Spara i miei colpi! Insistiamo! Prendeteli! Occhio alla mira! È stato colpito! Datemi un secondo! Andiamoci dentro! Centro perfetto! Sarà complicato senza il supporto ravvicinato!
BD! Devo sbloccare un trofeo. Per vedere se l'ho sbloccato, andiamo un attimino su Steam per vedere se ho sbloccato non così in fretta. Da qui dal gioco non si può vedere. Quindi vediamo un attimo. Vediamo, devo vedere gli obiettivi. No, non è questo, torna indietro. Un secondo. Oh! Dai, il video che riparte. Gli obiettivi. Mostra tutti a 39. La Mantis, tanto tempo fa. Non così in fretta. Sconfiggi 25 nemici colpiti da rallentamento potenziato. Da rallentamento potenziato. Non così in fretta. Deve essere rallentamento potenziato. Quindi non quello normale, ma bensì potenziato. Ok. Il rallentamento deve essere il potenziato, non quello normale. Quindi
Aspettiamo che ricarica. Qualcun altro lo attacchi! Scendiamolo! Lo inseguo! Forse non avrei dovuto colpirlo! Vediamo se è cambiato qualcosa. Ultima volta. Basta.
bene. Dobbiamo andare a quella grotta lassù. Cioè, praticamente da qui. Da qui. Quando saliamo lassù, dobbiamo rilasciare per atterrare sulla base prima di prendere la zipline. Per andare lassù. Per andare da qui. Qui per entrare quassù dove c'è una grotta. Ci eravamo quasi riusciti. Andiamo, BD. Bene. Esattamente qui.
entriamo e abbiamo questo Force Echo. Capitano, abbiamo trovato un ingresso. Un assaltatore l'ha usata per esplorare l'area. Pare avesse scoperto un accesso alla tomba. In avvicinamento, macro binocolo usato dagli assaltatori imperiali per perlustrare l'ingresso della tomba. Questo macro binocolo qui sotto sono i macro binocoli che usano gli assaltatori imperiali. Poi apriamo questo. Come farei senza la mia fonte di Steam? Sei davvero straordinario. Che contiene un altro Steam. E sblocchiamo anche il segreto. L'ottavo. Torna giù. Torniamo alla cerchio di meditazione. Riposa di nuovo. Torniamo su. Andiamo.
Che cosa è stato? Allontanarsi! Fuoco! I guardiani della tomba, in cerca di manufatti Zeff, questi assaltatori hanno avuto un orribile e inaspettato incontro con un guardiano della tomba. Sono stati attaccati dal guardiano della tomba, eccolo qui. Vai. Localizzazione avversaria individuata. Insufficienza rilevatori. Dobbiamo affrontare questo Electro Battle. Sei mio, traditore! Questo pizzicherà! Così non basta! Non puoi vincere, traditore! Sei finito!
Ah, non l'abbiamo. Ah, ma sì, l'avevamo. L'elettrobaton, sì, ce l'abbiamo. Soldato epuratore con elettrobastone. Eccolo. Andiamo, BD. Manovale ha lasciato i suoi attrezzi. Nella fretta di trovare reliquie, hanno deturpato la storia sepolta qui. Metodi distruttivi. Attrezzi lasciati da un operaio che aveva fretta di trovare i reperti Zeffo, a costo di provocare gravi danni durante le ricerche.
Potenziamo gli sforzi, entreremo, ufficiale Crane. A caccia di reperti. Una cassa usata per trasportare i manufatti trovati all'interno della tomba. Questa veniva usata da un operaio costretto a ottenere risultati. Giretto. Qui c'è il cerchio di meditazione. Ci sono queste scale. Qui c'è questa porta che dovrebbe essere bloccata. Ci fermiamo qui e salviamo. Ci fermiamo qui. Sono 2 ore e 33 minuti di stream. Mi fermo qui. Perché in fondo poi abbiamo un combattimento contro la seconda sorella e lo vediamo la prossima volta. Arrivederci, buona serata.